amici e amiche, siamo di nuovo qui nella splendida cornice della Caserma De Martino, siamo qui per dirvi Casa Giove con la grande artista Cira De Gennaro. Cara Cira, allora, una prima domanda che io voglio farti è l'emozione che hai provato quando ti sei esibita qui a Casa Giove, in questa splendida cornice, e sei rientrata con Arte Estate. Oh, l'emozione penso c'è sempre, ogni esibizione che si fa. Però al di là che c'è stato quel problema che è stato rinviato a causa del maltempo, sono sempre molto emozionata a cantare in casa mia. Cioè, penso che, non so se è un fatto di tutti gli artisti, però dare alle persone che ti conoscono, che ho le tue familiari, amici, sembra che vuoi dare qualcosa in più, che vuoi ancora dimostrare chi sei, ma proprio perché canti col cuore e vuoi far partecipi anche loro. Quindi l'emozione è stata grandissima. Ed è stata anche una bella emozione esibirsi con Mantovarelli, con il maestro Franco Mantovarelli. Allora, con Franco già lavoriamo da tempo e abbiamo un po' visto questa nuova soluzione di questo classico napoletano, visto dal suo punto di vista, da come i grandi autori classici come Roberto Murolo, e quindi questo canto antico e anche con recitazione, eccetera. E poi, come dice anche lui, spesso tu rappresenti la ciliegina sulla torta, e quindi quei classici antichi come i Teoria Vasatici, Dencello Buio, Torno a Sorrento, che vengono cantate dai grandi cantanti lirici, come noi ben sappiamo, Pavarotti, Ranieri, ma anche i grandi cantanti di pop, come Ranieri, anche Albano, eccetera. Però questi pezzi venivano cantati anticamente anche dai grandi cantanti, perché erano un repertorio proprio come romanzo da salotto, inseriti in questo contesto. Infatti, Cira, scusami, avete toccato grandi scrittori della musica, sì, Libero Bovio, Salvatore Di Giacomo e Mario, sono la storia vera e propria, certo, della musica, certo, partenopea, sì, finendo a Sergio Bruni anche. Infatti, per arrivare poi a un percorso anche più vicino a noi. Cira, tu, il tuo papà è un personaggio conosciuto e diciamo che è uno dei perni della cultura casalgiovese. Sì. Il tuo impegno nella cultura casalgiovese, quindi con l'associazione Caruso, i prossimi impegni? Sì, diciamo, noi continuiamo quest'anno, è importante perché ricorre il 15° anniversario, e speriamo di poter realizzare ancora una sorpresa, perché non voglio anticipare. Ma però teniamo in cantiere. Sì, teniamolo in cantiere, se non di nuovo utilizzare questo salone per altri eventi, perché abbiamo veramente un quartiere meraviglioso, e più muoviamo delle manifestazioni, secondo me più valorizziamo anche Casa Giove, e non solo, perché abbiamo avuto anche, come l'hai visto tu stessa, da Arte Estate, persone non solo del posto ma anche da fuori che hanno apprezzato, che penso che ci sono degli artisti validi, e non solo i nostri ma anche esterni, che devono avere il loro riscontro. Diciamo che hanno apprezzato scenario e cornice, oltre, sì, alla buona musica, al buon teatro che l'amministrazione ha saputo. Certo, fare. Certo. Cira, quindi i prossimi spettacoli? Allora, per il momento riprendiamo l'impegno associativo. Sì, per il momento riprendiamo l'attività, diciamo, dell'associazione, con in particolare l'associazione ha il coro, l'attività di formazione corale. E io sicuramente, per quanto mi riguarda, continuo nel mio studio, perché mi dedico anche come vocologa allo studio della voce, della foniatria, quindi continuerò a fare dei percorsi a Milano e in altre città per continuare questo aspetto che è fondamentale per la voce. E poi, insomma, sicuramente qualcosa, ecco, c'è il concorso di poesia che noi facciamo ogni anno, penso tra novembre e dicembre ci sarà la premiazione con uno spettacolo finale. Questi sono i prossimi eventi. Gli eventi. Sì. Allora, un'ultima domanda, sì, divisa in due parti. Ok. Se avrai impegni con il maestro Mantovanelli, e poi, i grandi cantanti rock, Cira, studiavano la musica classica, quindi la musica classica è la base per ogni artista. Allora, io penso che il classico, in tutti i settori, parliamo di classico come qualcosa che è vecchio ma che non tramonta, rappresenta la base per l'educazione di ogni tecnica, quindi come la danza, come la musica, naturalmente sono, poi c'è la base e poi c'è lo stile, perché anche, cioè, se naturalmente un ragazzo inizia a studiare canto moderno, può avere un'educazione della voce, ma le impostazioni poi sono diverse, la respirazione è quella, però ci sono comunque degli stili, e quindi cambia anche a livello del tratto vocale o dell'apparato foniatore è diverso. Però la cosa importante, secondo il punto di vista, come anche la danza, se
non faccio prima il classico, non posso poi affrontare, perché non c'è una ginnastica e non conosco bene il mio corpo. Quindi il classico è la base. Sì, rappresenta come, come in tutti i settori artistici, cioè io conosco bene come muovere le mani e fare quel tipo di, cioè parlo di pianista, sì, tecnicamente pianistico classico, e poi posso affrontare anche il jazz, perché so tutto ciò che riguarda il classico, anche se poi imparo un altro stile, però comunque devo solo mettere le mani sul pianoforte. Grande Freddie Mercury suonava il pianoforte e affrontava i concerti. No, ma ci sono tantissimi gruppi anche musicali rock. Europe pure. Europe, ci sono anche altri che comunque hanno una base, cioè sono grandi musicisti innanzitutto, perché bisogna avere una cultura musicale, poi che c'è un grande estro, grande virtuosismo, grande genialità che quello li porta ad essere unici. Allora, impegni con Mantovanelli? Sicuramente sempre, cioè con Franco e con Marco, il film, perché collaboriamo, penso qualcosa per Natale, sicuramente per un nuovo anno, diciamo, estivo, sicuramente di nuovo questo repertorio classico. Allora, prima di ringraziare Cira De Gennaro, salutiamo i lettori e le lettrici di Vivi Casagiove. Allora, un saluto e un in bocca al lupo per questa redazione, e in quanto casagiovese sono contenta di questo. Un saluto forte e in bocca al lupo e grazie a tutti. Ringraziamo Cira De Gennaro e anch'io mi unisco ai saluti di Cira, salutando i lettori e le lettrici di Vivi Casagiove. Grazie ragazzi. Grazie.